dominata dai letti dei fiumi Cellina e Meduna, così vasti che attraversando i loro guadi si ha l'impressione di non riuscire mai a guadagnare l'altra sponda. Qui le oasi verdi e boscose paiono isole sottili in mezzo a un mare di ghiaia e i paesi rarissimi dei borghi dispersi in un deserto stepposo. Parole dello scrittore Carlos Gorlón alle prese con lo spettacolo che si apre davanti ai miei occhi. Uno spettacolo che addirittura pare affondare le radici nell'antica cultura celtica, con il termine magus, campo, nell'antica lingua del nord, e ritus, guado. Magredo significa terra magra, cioè arida e povera d'acqua, per la presenza dei sassi, anche se il regime delle precipitazioni rende il Friuli Venezia Giulia la regione più piovosa d'Italia. In estate i prati aridi dei Magredi appaiono brulli e bruciati dal sole, definendo un paesaggio simile ad alcune lande desolate del meridione o alle steppe continentali dell'Europa orientale. Proprio nel cuore della terra dei Magredi, assieme a Gelindo Trevisanutto, che adesso ci presenterà e ci racconterà la storia della sua famiglia e la tradizione del suo podere. Dove siamo, Gelindo? Siamo proprio nel cuore dei Magredi, a Vivaro, è un comune tra il fiume Cellina e il fiume Meduna, e dove i due fiumi si uniscono e creano questo bellissimo territorio anche raro che si chiama Magredo. Il podere che prende il nome della famiglia Gelindo dei Magredi è un podere di 25 ettari. Il podere è diviso in una zona alberghiera, una zona di ristorazione, una zona di agricampeggio, la scuola di equitazione e l'agricoltura. Il podere di Gelindo, oltre i 25 ettari proprio del podere, abbiamo 15 ettari coltivati in meleto, vigne e ortaggi. In più abbiamo circa 10 serre di piccoli frutti dove noi raccoglieremo proprio oggi dei piccoli frutti per dopo trasformarli in marmellate e confetture. Parliamo anche quindi di filiera corta, quindi dall'agricoltura alla vendita diretta. Voi avete un rapporto diretto con la vostra clientela, cercate di vendere i prodotti assolutamente biologici per riscoprire un po' anche la tradizione, il gusto genuino dei prodotti locali, e vendete direttamente presso diversi punti. Ma proprio questo, la cosa bella della gente che frequenta questo podere, viene, può degustare i piatti del ristorante, chiede di come è fatto questo piatto, può comprare i componenti del piatto che sono della nostra produzione e portarli a casa. In più abbiamo un chiosco dove tutto il trasformato viene venduto al pubblico. E il turismo della Valle Perderonese è un turismo, chiamiamolo così, tra virgolette, lento. La gente può girare a cavallo, in carrozza, in bicicletta e non solo. Per i più spericolati abbiamo anche una bellissima palestra di parapendio, di una pista di atterraggio di ultraleggeri, dove il turismo a 360 gradi può venire a divertirsi, scoprire borghi bellissimi come Pofabro, Frisanco, tutta la zona della pedemontana tra Meduno e Clauzetto, le grotte di Pradi. Sono territori bellissimi che andremo a vedere proprio oggi. Siamo anche vicino ai piedi delle Alpi Carniche. Delle Alpi Carniche, dove inizia il Parco delle Dolomiti Friulane, che è un comprensorio che inizia dal lago di Barcis e finisce oltre Longarone. Tu hai anche una grandissima passione, che è una passione che diciamo che è insita ed è di grande tradizione nell'animo e nel cuore dei friulani, quella dell'equitazione, il cavallo. Sì, mi emoziona parlare di cavalli perché è una passione che fin da piccolo svolgevo, adesso un po' non la svolgo più. Un po' di impegni di lavoro, un po' di fatica. Il cavallo è il mezzo più bello per girare nei Magredi, è il mezzo dove riesco ad ascoltare proprio tutto il territorio, riesco ad ascoltare il rumore dei prati, il canto degli uccelli e il lavoro dei contadini. E col cavallo abbiamo fatto tante cose, proprio come dicevi te, di tradizione. Abbiamo fondato anche una società di caccia alla volpe, questo ormai 10 anni fa.
podere di Gelindo proprio offre come struttura per i cavalli, credo, uno dei migliori impianti sportivi per l'equitazione a livello regionale. Abbiamo un maneggio di coperto 25x60, tre campi esterni, un campo cross e circa 100 km per far passeggiate. Adesso ci dirigiamo verso il maneggio coperto, dove conosciamo mia sorella Chiara e Lorenza, che è l'istruttrice del centro, che ci presenteranno le loro attività. Giuseppe sta per salire a cavallo, Chiara. Eh sì, Giuseppe ha le prime lezioni di equitazione, sta facendo il campus estivo. Infatti i bambini vengono qua, stanno qua tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera, alcune volte dormono anche qui e imparano ad andare a cavallo, a pulirle, tutto quello che riguarda l'equitazione. E poi fanno un sacco di altre cose, la fattoria didattica. Cosa avete fatto ieri pomeriggio? Hai fatto i biscotti, adesso sali su Fiocco. Quanti anni ha Fiocco, Chiara? Ci dicevi prima? Sì, Fiocco ha 12 anni, è un pony, come vedete dalla statura. E... adatto per i bambini, quindi? Esatto, proprio per i bambini, per le prime lezioni. E... però, insomma, sa portarli fino anche al trotto, al galoppo. Diciamo che è un buon maestro anche lui. Per tutto. Adesso tu lo farai girare con la corda, giusto? Sì, esatto, perché come dicevo, Giuseppe ha le prime lezioni e quindi... preferiamo tenerli ancora alla corda. Poi magari forse ci farà anche vedere un giretto da solo. Vediamo. Allora, vai Giuseppe, pronto? 1, 2, 3, un bel salto. E sa. Inizialmente Chiara si va al passo per scaldare il cavallo. Esatto, per scaldare il cavallo e anche per fare un po' di ginnastica noi, nel senso che dobbiamo sciogliere il bacino, fare, adeguarci un pochettino a questo nuovo movimento. Si va al passo e si fanno anche degli esercizi che servono sia a fare un po' di, come dicevo, di ginnastica alle spalle, ma anche a prendere confidenza con l'animale, perché sebbene i pony siano buoni e tutto quanto, sia per gli adulti che per i bambini è comunque entrare in un nuovo mondo, adeguarsi al loro movimento, al loro carattere. Un turismo diverso, Gelindo, un turismo diverso che si propone in tutte le sue sfaccettature, un turismo familiare, un turismo semplice, a contatto con la natura, ad esempio il camper. Qua ci sono diversi box per i camper, c'è la possibilità di arrivare col proprio camper e passare qualche giorno in mezzo, immersi in queste valli verdi, in queste valli meravigliose. Sono le persone che piace proprio di più godersi la natura, godersi proprio il prodotto tipico, godersi proprio quello che offre la zona. E l'agrisosta è una scommessa tra me, mio padre e la mia famiglia, iniziata circa 5 anni fa. Durante la settimana questa zona qua si riempie di camper e il camperista è un super 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 cliente per noi, perché arriva, sono sempre persone molto educate, molto rispettose, vengono, acquistano i prodotti al chiosco o al ristorante, hanno a loro disposizione un centro servizi che sono composto da bagni, docce, centro lavatrici, un posto dove mangiare in caso di pioggia, e sono le persone che proprio lasciando il camper qui con la bicicletta o col cavallo o a piedi scoprono delle cose che ancora io devo scoprire in questa zona. E la fattoria didattica, sono ormai 10 anni che siamo proprio in piena attività, siamo stati i primi Friuli Venezia Giulia con questa attività qui, abbiamo una presenza di circa 8.000 bambini a stagione e l'attività didattica si svolge in vari percorsi, abbiamo il percorso sensoriale, il percorso agroalimentare, il percorso dal latte al formaggio, dove i bambini imparano la tradizione e cosa alla fine riescono a mangiare per quello che hanno prodotto.
Ecco, siamo proprio nella fase dopo dell'ospitalità della fattoria didattica, e dove Donatello, che è mio cugino, è responsabile della fattoria didattica, sta radunando tutti i bambini per spiegargli cosa faranno oggi. E il tutto, e c'è anche un rito, vengono messi in cerchio e gli viene spiegato cosa fare, cosa non fare, soprattutto l'attenzione a quello che gli stanno proponendo, che sono delle cose che si ricorderanno per tutta la vita. Oggi i ragazzi faranno un'attività, un avvicinamento all'equitazione con prove sia in carrozza che in sella, per dopo fare la giornata pomeridiana in scuderia. Benissimo, adesso andiamo a vedere assieme a Donatello, il cugino di Gelindo, che cosa faranno i ragazzi. Donatello, tu ti occupi della fattoria didattica, qui adesso ci sono decine di bambini, che cosa state facendo, che cosa stai proponendo a questi bimbi? Sto proponendo della didattica in fattoria, didattica che non è nozioni, ma sono delle emozioni, nel provare a vivere una giornata in fattoria. Ecco. Che cosa significa per questi bambini che magari vengono da città, che gli animali non li hanno mai visti, entrare in contatto con la natura e passare un'intera giornata qua? E all'inizio li vedo un po' titubanti perché sono spaesati, però alla fine della giornata, dopo un insieme di emozioni nel raccogliere le uova, nel trasformare il latte in formaggio, la panna in burro o una semplice farina a fare dei ravioli ripieni, vedo che rimane in loro un'emozione che se la ricorderanno per parecchio tempo. Tra i vari laboratori ce n'è anche uno dedicato al formaggio. Esatto, laboratorio dal latte al formaggio. Comprende la visita alla stalla, e sapere quello che mangiano e vedere e dar da mangiare alle mucche, e trasformazione del latte in formaggio e della panna in burro. È un laboratorio veramente dove i bambini ci mettono le mani, perché sono loro a trasformare, sono dei piccoli casari, trasformeranno il latte in formaggio, quindi riscalderanno il latte a 35 gradi, poi aggiungeranno una pozione magica che si chiama caglio, va bene, e dopo tireranno su la cagliata e faranno la loro forma di formaggio che poi assaggeranno. Quindi diventeranno dei veri e propri casari, oggi invece diventeranno dei piccoli cavalieri, li porti a cavallo? Sì, li portiamo a cavallo, e prima li portiamo in scuderia, va bene, vita di scuderia, annuseranno gli alimenti che mangiano i cavalli, puliranno i finimenti, selliamo il cavallo e poi tutti in sella in maneggio coperto. Hai visto? Del tuo podere, perché non è finita, ma quanti siete all'interno, che lavorate all'interno di questo podere, com'è strutturata l'azienda? Ti racconto come è nato e come siamo adesso. È nato da 35-40 anni fa da mia nonna Tiglia e mio nonno Gelindo negli anni 70, avendo una trattoria tipica dove il piatto forte era il masurin e i salumi di casa. Masurin, che cos'è? Il masurin è il germano reale, scusate. E dopodiché hanno fatto dei figli, sono Giancarlo, Piero e Lucio. Giancarlo e Piero sono i vecchietti dell'azienda, le colonne portanti, assieme ai loro possiamo dire i fondatori, assieme ai loro figli. Siamo io e Chiara, che è mia sorella che avete intervistato poc'anzi, e i figli di Piero, i figli di Giancarlo sono tre: Donatello, responsabile delle fattorie didattica, Elena e Tiziano, che vi presenterò, che sono i responsabili di tutte le cucine del Gelindo Country Resort. Sono tutti prodotti quindi che vengono utilizzati nelle cucine. Tiziano è un cuoco, si occupa
di fare, nel vero senso della parola, alcuni di questi prodotti, come ad esempio le marmellate, come ad esempio le verdure, che poi vengono utilizzati, Tiziano, anche all'interno del menù e quindi proposti ai turisti. Vengono utilizzate all'interno dei menù che proponiamo nella ristorazione qua di Gelindo e vengono anche commercializzate al pubblico all'esterno. Quindi come potete vedere abbiamo una gamma di frutta che viene prodotta dall'azienda agricola di famiglia e viene trasformata nel laboratorio annesso di confetture. Quindi trattiamo i frutti di bosco, ci tengo a precisare appunto che sono prodotti proprio nei magredi, quindi mirtilli, fragole, lamponi e more. Abbiamo anche la produzione di verdure, abbiamo un'azienda agricola appunto che produce verdure che vengono utilizzate sempre all'interno della ristorazione, ma anche vengono trasformate e conservate sotto olio, sotto aceto, per essere appunto mangiate e assaporate durante i periodi invernali. Un piatto particolare che voi presentate alla vostra clientela, che ha come protagonista alcuni dei vostri prodotti. Sì, dunque noi nella nostra azienda agricola alleviamo anche animali da cortile, piccolo allevamento di suini. È un piatto forte che ci teniamo appunto a sottolineare, è il pollastro al timo accompagnato con un tortino di riso e con delle verdure croccanti. Sono piatti che provengono da antichi ricettari che ci sono stati tramandati dai nostri nonni, che sono stati alleggeriti per rispondere alle esigenze del momento. Di queste terre che voi venite, che è un ambiente unico e irripetibile, nasce dal tempo della glaciazione e sono formati questi cinque fiumi, ma di cui particolarmente due, Cellina, Meduna e Colvera, che hanno dato origine a questa pianura alluvionale. Adesso è diventato un parco naturale, una zona di protezione per gli animali e un sito di importanza comunitaria. Faccio adesso un po' di storia. Alla metà dell'Ottocento un ufficiale ungherese venne in queste parti con l'esercito, la cavalleria di Francesco Giuseppe, si innamorò di quest'area, sposò una signora che si chiamava Regina, tra l'altro, e da lì incominciò la tradizione dei Gelindi. Lui, questo signore si chiamava appunto Gelindo. Da questo nome, che si è tramandato per quattro generazioni ormai, da Gelindo in Piero, ha preso il nome anche questa nostra attività, che era in origine una discreta azienda agricola, 25 ettari, con mais, orto, frutta, però dall'80 circa l'abbiamo trasformata per venire incontro anche a quelle che erano le nuove esigenze del New Age, della nuova vita in campagna. La gente friulana è estremamente attaccata alla propria terra, perché ci si chiede tante volte? Qui c'è una malattia che si chiama il male della pietra. Se non facciamo noi una bella casa con la pietra, come tutte quelle che avete visto nel territorio e quelle che abbiamo anche adesso in questa ristrutturazione rimasta, se non abbiamo, dicevo, una casa in pietra, noi non ci sentiamo realizzati. Questo significa che anche se andiamo quasi una diaspora in tutto il mondo, ci rimane sempre questa gioia di ritornare. E andando già sul turistico, devo dire che almeno un 30% della nostra clientela durante l'anno, quella turistica, è fatta di emigranti che tornano per ritrovare quelle tradizioni, quei sapori, quelle cose di cui hanno questo dolce ricordo che li fa sentire attaccati alla loro piccola patria, come viene chiamato il Friuli. Ho ritrovato qui la terra dei miei genitori, che è il Friuli. Due, era un'occasione unica per portare qui tutta la famiglia, le nipotine, far riscoprire la natura che un cittadino oggi non ha più questa occasione. Tanti bambini non sanno nemmeno più che cos'è un vitellino, eccetera. E dunque qui siamo vicini, c'hanno i cavalli, c'hanno i vitelli, c'hanno i pollami,
possono andare a spazio, a cavallo. Una mia nipote è un'appassionata di cavalli e qui è un paradiso assoluto